Ciao amici, benvenuti in questo nuovo episodio di Tenerife Abbandonata. Oggi vi porto al sanatorio di Abades. Ci troviamo in questo piccolo paesino nel comune di Arico, nella zona est dell'isola, una zona un po' meno turistica, non c'è molto per i turisti, c'è una piccola spiaggia carina, oggi è molto tranquillo. Siamo arrivati, fai vedere di lì, quello lì è il paesino, siamo arrivati da sopra con la macchina, abbiamo parcheggiato lì e poi c'è tutta la camminata da fare per andare fino lì in cima, dove andremo tutto a vedere nel complesso bene come si struttura il sanatorio. Questo sanatorio nasce nel periodo della guerra. In quel periodo era molto diffusa la lebbra proprio in tutta la Spagna e anche qua nelle Canarie. Purtroppo i malati colpiti dalla lebbra dovevano essere isolati perché ancora non esistevano le cure adeguate e c'era molta ignoranza al tempo. E siccome c'era questo boom di infettati e comunque dovevano essere isolati dagli altri e vivere in condizioni comunque a parte rispetto all'altra popolazione, ci fu questa idea dal Cabildo, con l'aiuto del Cabildo di Tenerife, cioè il governo dell'isola, il governo insulare, di appunto creare una struttura per isolare questi malati e dargli anche una seconda opportunità di vivere come tutte le altre persone. Presa la decisione nel 1943 dall'architetto José Enrique Mannero, che ha costruito anche il mercato di Africa al nord a Porto de la Cruz, di costruire appunto questo sanatorio, questo complesso di case che comprendeva ospedali, dormitori, chiese e anche crematori per i malati ovviamente. Però a quel tempo la malattia stava già iniziando a spegnersi, si iniziavano a trovare già le cure, mentre in tutta Europa gli altri centri stavano chiudendo, qua si stava per aprire. C'è questa strana coincidenza qua. Venne costruito ma invano, perché non accolse nessun malato, perché si trovò poi una cura e con il passare degli anni del dopoguerra la struttura rimase vuota. Questa zona veniva anche chiamata la Valle della Morte, appunto per questa costruzione dedicata appunto ai malati di lebbra. Ora qui stiamo per entrare dentro una delle strutture di tutto il complesso del sanatorio. Qua poteva essere come un ufficio dove tenevano gli archivi dei malati, insomma dove tutta la documentazione necessaria. Continuiamo. Questo poteva essere un pozzo, penso. Qui c'era la piazza esterna e questo edificio. All'esterno non c'è niente, non c'è nulla. Ci dirigiamo verso quella zona lì. Vedete, tutto vandalizzato come al solito, pieno di detriti e graffiti di ogni genere, alcuni anche belli. Qui abbiamo compagnia, c'è qualcuno che è venuto a curiosare insieme a noi oggi. Qui era tutto il complesso della chiesa dove c'erano i dormitori, dietro ci sono le paleoliche e qua c'era questo edificio che appunto poteva sembrare un ufficio, archivi e robe del genere. Qui stiamo facendo il giro proprio del perimetro del palazzo. Qua c'è una piccola porticina. Adesso vediamo, proviamo a entrare un secondo, un attimo, vedere se riesco a riprendere qualcosina. Spranghe di ferro. Ecco qua, il cesso. Un husky. Che bello questo graffito. La gioia di Jessica. Continuando vi mostro qua che, scusate, metto a fuoco per la strada. Si arriva al faro di Abades. Anche qui era piano terra, qua dell'interno c'era appunto il bagno che abbiamo visto, questa piccola saletta qui è un piano superiore, ma è impossibile accedervi. Purtroppo, come vi dicevo prima, non è mai stato utilizzato perché non ha mai accolto nessun malato. Penso che nel dopoguerra, intorno agli anni 70, l'edificio appunto ormai abbandonato da tantissimi anni, venne usato dai militari per esercitarsi fino agli anni 2000. Precisamente mi sembra di aver letto che intorno al 2002 venne proposta la cosa di venderlo a un impresario italiano. Non andò avanti perché probabilmente a mancanza di fondi. Niente, rimase così ancora ad oggi nel 2024, rimane tutto abbandonato come molti altri posti qua sull'isola. Tutta questa costruzione per nulla alla fine. Un luogo di interesse storico affascinante per gli amanti come me di luoghi appunto misteriosi e abbandonati. Adesso ci avviciniamo all'interno.
Ora ci troviamo davanti a queste appunto abitazioni a schiera. Non so cosa potevano essere, dei dormitori o addirittura i crematori, non si sa perché sono abbastanza generiche. Qua è stato scoppiato qualche incendio, può essere bruciato qualcosa. È pieno di roba, pieno. Eh sì. Sì, sicuramente qualcuno qua veniva, qualche senza tetto veniva qua a viverci, a mangiare, sicuro. Questa struttura, come si dice su internet, veniva usata appunto dai senza tetto e facevano dei riti e delle cose abbastanza inquietanti. Ti tocca entrare qui, eh? Qui abbiamo trovato questo cancello, non so, c'è qualcuno là in fondo. Vi ricordo che potete trovare anche questo contenuto sempre sul mio Instagram, a cui ho scattato delle varie foto, vi lascio sempre magari qualche foto qui. Abbiamo proseguito un po', vediamo qui dei teli bianchi, non posso avvicinarmi molto, anche vedete dei furgoni. Ok, hanno trovato qualche morto, pulendo qualcosa, non ho idea, però mi pare strano, comunque qua non c'è mai nessuno, viene solo gente così a curiosare, qualche turista che passa. Oddio. Ah, dice che stanno togliendo tutto. Non so, magari poi demoliscono. Ora ci eravamo avvicinati lì dove c'erano i teli bianchi, sentivamo delle voci. C'era appunto come la polizia, ci hanno fatto allontanare. Non so cosa stiamo facendo, stanno sicuramente montando, hanno trovato qualcosa, insomma, non si può dire, non ci ha detto nulla. Ora cerchiamo comunque di avvicinarci alla chiesa, voglio farmi almeno vedere questo. Però è un po' tutto recintato, un po' controllato. Eravamo esattamente lì dove ci sono i furgoni bianchi, li potete vedere. Ci hanno mandato via, ci hanno fatto allontanare. Comunque anche un'ottima camminata qua, comunque perché c'è un bel tragitto. Brucia anche un po' di calorie. Ed eccoci nel viale principale davanti alla chiesa. Eccola lì. Pensate che al tempo della guerra, prima di costruire il sanatorio, Tenerife aveva il titolo del luogo con più case di lebbra in tutta la Spagna. Perlomeno hanno costruito, diciamo, questa chiesa, secondo me, per dare un po' di fede a alle persone malate. Quando l'altra volta eravamo venuti, non c'erano le porte qui. Qui davanti sono due porte di legno che hanno messo adesso. Adesso proviamo a vedere se si vede qualcosa all'interno. Questa qua è un'altra abitazione di quelle simili a quelle di prima, praticamente identiche. Si vede bene qua il paese di Abades, qua dietro. Comunque siamo più vicini qui. Bene, proseguiamo verso l'iglesia. La chiesa, eccoci, di fronte alla chiesa del sanatorio di Abades. Cosa ci fai qua? Vai a spiaggia, dai. Qui c'era un altro graffito, adesso vi faccio vedere nella foto come l'ho trovato io l'altra volta, vedete che sono venuti, l'hanno aggiornato, hanno cambiato. Ho fatto un po' vedere con un'idea generale tutto il sanatorio. Purtroppo c'era questo disguido di la polizia, non so chi era, che comunque ci hanno fatto allontanare da quel pezzo lì, perché c'era un'altra struttura, ma non potevamo andare a vederla, dove diciamo che c'era scritto Por la Patria, non so se era un ufficio della Guardia Civile del tempo, per i militari. Comunque direi che il video può concludersi qua. Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito, per aver visto il video fino a questo punto. Se vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi per aiutare il canale a crescere sempre di più, commentate, datemi la vostra come al solito, condividete se vi va. Noi ci vediamo alla prossima puntata, sempre qua sull'isola di Tenerife. Hasta luego!